Eccoci qua ancora con coringain.it e abbiamo l'altro relatore della serata che ha presentato questo bel libro, il luogotenente in servizio a Catanzaro, Vincenzo Facchinieri, quindi un uomo dell'arma che parla di questo libro, perché parla appunto di una storia vissuta e della storia dei carabinieri. Ci vuole dire qualche cosa riguardo anche all'intervento che ha fatto, al bel intervento? Sì, al di là della storia narrata dal Puleo, che in pratica appunto parla delle vicissitudini di questa ragazza divenuta ben presto donna, innamorata di un brigadiere dei carabinieri con il quale voleva convolare a nozze, e a seguito dell'intervento, dell'ingerenza, io direi, del Don Rodrigo di turno, come l'ho definito, diciamo che va tutto a monte. E niente, questa, proprio a distanza di anni, quando la donna si trasferisce a Palermo, città di fronte all'abitazione del giudice Borsellino, ritrova dopo tantissimi anni l'arma dei carabinieri, quel famoso brigadiere, ovviamente non c'è più perché è deceduto, lei ha 90 anni, insomma, la signora, però ecco, lei si rende partecipe della vita quotidiana dei carabinieri che prestano servizio davanti all'abitazione del giudice Borsellino. Personalmente, da così lettore, mi ha molto incuriosito e appassionato la storia. Da carabiniere sono lusingato che vengano scritte storie del genere. Da scrittore o pseudotale, anche se ho scritto, ho alle spalle un'intensa attività letteraria, più che altro sulla narrativa. Dico questo, che il libro è scritto molto bene, molto fruibile, leggibile, non stanca, e così come ha detto il dottor Cinquegrana, ogni pagina letta ti invoglia a sfogliarla per leggere quella successiva. Ecco, io ho tratto spunto, cosa potevo dire di più se non prendere spunto da questa donna, dall'atteggiamento di questa signora, di questa anziana, la mamma dei carabinieri appunto, per un pochettino uscire quasi fuori dal seminato, però penso che sia correlato il mio discorso, nel senso che ecco questo amore, io auspico che lo stesso amore che questa signora nutre nei confronti dei carabinieri, sia, come dire, venga esteso anche da parte di tutti i cittadini di questa nostra società meridionale, verso le forze dell'ordine che ogni giorno rischiano la vita per salvaguardare la nostra incolumità. Sotto un uniforme, ricordiamoci, c'è un uomo con le sue apprensioni, i suoi problemi, e gli stessi problemi che c'è una persona normale, l'impiegato di banca, chiunque, insomma. Ecco, allora io cosa dico? Dico che la gente dovrebbe essere molto più partecipe. Perché se vogliamo andare avanti, se vogliamo risollevarci da questo, io non lo definisco neanche momento di stasi, perché noi stiamo peggiorando, andiamo sempre verso, è come se noi stessimo in una galleria, la galleria della quale non vediamo l'uscita, è buio davanti a noi e sarà sempre buio se non ci rimbocchiamo le maniche. Io questo voglio dire. Lo ripeto anche qui. Purtroppo dobbiamo fare affidamento sulle nostre forze, sulle nostre capacità. Non possiamo illuderci che gente di fuori, con un'altra mentalità, che del sud non gliene frega niente e lo dimostrano giornalmente, possano questi signori mettere fine alla nostra lenta agonia. Dobbiamo essere noi. E se non ci riusciamo noi, di una certa età, dobbiamo fare sì che il terreno sia fertile per i giovani. Dobbiamo lasciare una speranza ai giovani. Speranza è un termine che io non uso quasi mai. Adesso mi è scappato, perché la speranza qui è finita. La speranza sembra quasi finita. Ecco, allora, se c'è una minima luce al di là della galleria, la dobbiamo raggiungere. E meglio di noi la possono raggiungere i giovani, il nostro futuro. Però noi dobbiamo fare la nostra parte. Il tutto deve basarsi sulla legalità, è inutile. Se non c'è legalità, l'imprenditore non può progredire, non può creare posti di lavoro. Se non c'è legalità, non ci può essere sviluppo economico, sociale, culturale, eccetera. Io questo predico e spero che le parole di Corrado Alvaro
la più grande disperazione che possa impadronirsi di una società è il dubbio che vivere onesti sia inutile. Ecco, questo dobbiamo tenerlo sempre a mente. La ringraziamo di questa, di questi grazie a lei, anche consigli che dà a tutti, soprattutto nella legalità, perché nella legalità il Sud, il Meridione può sperare, come diceva, in un futuro suo, in un futuro migliore. Noi abbiamo tutto buono qua, manca soltanto il salto di qualità. Questo salto di qualità non ce lo consente la morsa dell'illegalità. Se usciamo fuori potremmo far valere la nostra ragione. Grazie. Prego, grazie a lei. A posto.